È una grandissima poetessa, questa è la risposta più semplice e più breve. A 18 anni l'ho scoperta, mi sono imbattuta in un documentario in televisione dove Claire Bloom leggeva quella poesia che abbiamo sentito passa nel film alla fine, poiché io non mi potevo fermare per la morte si è fermata gentilmente per me ed è stato qualcosa di per me, una folgorazione, non potevo smettere di leggerla e rileggerla. Poi sono passati degli anni, io non sono andato all'università, ho voluto leggere molto, ma soltanto più tardi sono tornato a lei ed ho scoperto, mi è dispiaciuto anzi aver perso tempo prima di riscoprirla, ma è una grandissima, immensa poetessa. Quello che posso dire è che spero che il film piaccia e che al pubblico piaccia. Se poi c'è un sottotesto, se c'è c'è, se non c'è non è possibile crearlo in modo artificiale. E senz'altro c'è il tema dell'onestà o dell'integrità spirituale. Io sono nato a Liverpool, sono cresciuto a Liverpool. A Liverpool c'è stato un grande afflusso di irlandesi che ovviamente hanno portato con loro anche questo aspetto della religione cattolica. Io quindi sono cresciuto in un contesto cattolico. Quindi c'è l'idea dell'anima, l'idea di com'è, come ce l'ha e come sarà. E questa, l'idea dell'anima, è presente ancora oggi. Oggi, anche se oggi viviamo più a lungo, oggi abbiamo tutti i mezzi perché la nostra vita sia più lunga e vorremmo semplicemente che la morte si possa evitare. Però se c'è una vita dopo, come sarà il nostro animo? Cosa ne sarà di noi dopo? E se non c'è, e se c'è soltanto oblio, cosa ne è di noi, della nostra anima? Quindi questa tensione è una tensione che diciamo persiste a prescindere dall'epoca, è presente in ogni epoca. E spero io di averlo catturato, questa domanda, questa tensione che è sempre presente. E l'ha catturata in modo implicito, qualcuno può, dentro qualcuno può aver echeggiato, dentro altre persone magari no, però questo senz'altro è un aspetto della spiritualità che era veemente in Emily Dickinson. Lei non era religiosa quanto piuttosto spirituale, ha difeso questa, l'integrità del suo animo con veemenza, come tutti dovremmo fare, dovremmo tutti vivere, sia che crediamo o meno, in modo estremamente coerente con noi stessi, con avere cura della nostra vita interna, altrimenti non vale la pena. If I go, I will try.